Marcozzi, cura Abruzzo 1 necessita di modifiche perché il governo ha impugnato gran parte del provvedimento. Necessita di modifiche perché noi avevamo detto durante l'approvazione del cura Abruzzo 1 che sarebbero state necessarie sicuramente delle modifiche, soprattutto sulla mancanza di certezza sulle coperture. Questa è un'impugnazione da parte del Consiglio dei Ministri che avevamo preannunciato, ma non perché il Consiglio dei Ministri è cattivo, perché esiste una Costituzione, esistono delle leggi, c'è un decreto 118 che ci dice esattamente come le coperture devono essere reperite, cioè nel momento dell'approvazione di una legge ci devono essere, le coperture devono essere inviate. Il cura Abruzzo era una legge che rinviava ai successivi 20 giorni il reperimento delle coperture, per cui era La scontato. fretta è stata cattiva consigliera o magari si pensava di approfittare di quella discrezionalità per eventuali mosse successive? Alla fretta sicuramente, la fretta di propagandare un qualche risultato al di là del risultato e al di là dell'obiettivo, purtroppo, perché insomma si può derogare alla individuazione dei provvedimenti che si vogliono attuare, ma non al rispetto delle norme su come quei provvedimenti devono essere redatti. Grazie. Imprudente, oggi la maggioranza è costretta a modificare il cura Abruzzo per l'impugnazione del governo. Siete stati frettolosi, dice l'opposizione. No, non siamo stati assolutamente frettolosi, anzi siamo stati tempestivi a differenza di altre regioni, a differenza di un governo che non è andato incontro rispetto alle esigenze del popolo italiano. Abbiamo fatto due provvedimenti, due cura Abruzzo così definiti, dove è chiaro che oggi andiamo a trovare copertura, a risolvere dei piccoli problemi che erano rimasti in piedi, ma noi abbiamo lavorato per dare risposte immediate. Se essere accusati da parte del centro-sinistra e dei 5 Stelle che siamo stati frettolosi, io credo che sia stato il segno che abbiamo raggiunto un obiettivo che è stato quello di cercare di dare risposte tempestive. Se aspettavamo le soluzioni perfette, sicuramente stavamo ancora in una fase embrionale. Invece abbiamo dato una serie di risposte, oggi correggiamo delle piccole cose e andiamo avanti rispetto a quelle che sono le esigenze che la Regione Abruzzo ha. Nel merito dei provvedimenti, le misure saranno intatte, resteranno intatte, quindi i conseguenti avvisi, bandi, tutti gli iter andranno in porto a prescindere da questo incidente di percorso? Ma siccome non c'è un incidente di percorso, i bandi e diciamo così, gli impegni sulla soluzione di incontro alle esigenze degli abruzzesi restano assolutamente invariati. C'è una tempistica per far uscire i bandi, stiamo lavorando su questo. È chiaro che noi abbiamo un problema di fondo come Regione Abruzzo, siamo una regione tendenzialmente povera, che non ha una grossa disponibilità di risorse. Quindi questi interventi verranno realizzati con la rimodulazione di tutta una serie di fondi, dai fondi comunitari ai fondi nazionali, che hanno delle tempistiche purtroppo non rispondenti a quelle che sono le esigenze immediate che dovrebbero esserci, nonostante le parole, le chiacchiere di semplificazione che da parte dell'Europa ci è arrivata. Purtroppo abbiamo delle procedure, ma abbiamo messo in piedi diciamo così, un sistema normativo che ha una tabella di marcia e che andrà incontro con le procedure dei bandi diciamo, nel prossimo mese, insomma, usciranno una serie di questi bandi che andranno proprio incontro a questo tipo di esigenze.